Il sindaco di Piacenza, diciamo, prima degli anni 90, non governava senza, diciamo, il sostanziale appoggio del segretario della DC e del segretario del PC e del segretario del PSI. Almeno due di questi tre, non so se riesco a rendere l'idea. Ci siamo. Poi si poteva aggiungere anche il Trips, Dibri, questa era una variante, no? Ma almeno due di questi tre, nel senso che abbiamo visto l'altra volta che dal centro-sinistra in poi PSI poteva stare sia con la DC sia col PC nelle amministrazioni locali. Oggi è vero esattamente il contrario, cioè non è che uno può fare il segretario del PD se non è d'accordo il sindaco del PD, io la capovolgerei. Non è che uno può fare il segretario di Forza Italia della PDL se non sono d'accordo il presidente della provincia, gli onorevoli. Questo ve lo dico perché a me, per me cambia poco se comanda di più Reggi, Botti, Pollastri che sta entrando, Fotti, non cambia niente. Cambia però che l'idea che erano i partiti che comandavano è un po' finita. I partiti sono sempre più partiti degli amministratori. Sempre più partiti degli amministratori e di ciò che deriva dalle amministrazioni e dal governo, cioè tradotto. A me è capitato spesso di dire anche in consiglio a volte, che non so, quando voi leggete di Enia, Iride, Era, cioè grandi municipalizzate, ma spesso sono rese dei, lì sono le rese dei conti politiche, più che nei congressi magari. Nel senso che gli schieramenti di sindaci, di governatori, di presidenti di regione, eccetera, eccetera, contano molto oggi nella politica dei partiti. Certamente nel PD e a sinistra. Nel PDL, nella, si dice nello, nella, nel, nel popolo, nel PDL c'è un po' una variante particolare, nel senso che Berlusconi è un po' fuori quota, se è consentito un'espressione di questo tipo, cioè è un po' speciale, non è che conta come gli altri, non so se possiamo convenire su una, cioè non è che va alle riunioni, va in minoranza e allora dici vabbè dai, non credo che sia così, ok? Quindi, però se ipotizzassimo, diciamo, un PDL post Berlusconi, tra 10 anni, non lo so, tra 5 anni, anche una certa età, non lo so, quello che sto cercando di dire è che presidenti di regione, sindaci, cioè, contano molto, molto di più nel passato. Il sindaco di Roma oggi è molto più importante che nel passato. Il sindaco di Piacenza è molto più importante che nel passato, nel rapporto politica, partiti, società, economia, eccetera, eccetera. Quindi questa è una cosa che vorrei che si tenesse presente, perché è una modificazione molto forte. In un posto come Piacenza il sindaco muove 45 milioni di euro all'anno in prestazione di servizio. È un potere enorme, non so se, ma muove legalmente, mica dico Piacenza perché mi capita una volta all'anno di mettermi a discutere il bilancio, 2 o 3 anni fa era 42, facciamo 45, magari sono 43. Cioè tu dai via 43 milioni di euro all'anno. Questo significa avere un grande potere, perché se li dai alla cooperativa Bingo invece che alla cooperativa Bango, naturalmente c'è un appalto, c'è un bando, c'è eccetera, ma è un potere, diciamo, molto, molto importante. Sottolineo questa cosa del declino del valore delle assemblee elettive, perché io trovo molto strano che ciò non appartenga al dibattito politico nazionale, cioè non esiste un dibattito su questo. Io la prima e l'ultima volta che in tempi recenti ho incontrato Rodotà, veniva a fare il festival del diritto, gli ho detto scusa, tu sei un vecchio uomo di Costituzione, lo sai che questa assemblea non conta assolutamente niente e decide molto di più una funzionaria comunale che sia a stretto contatto col sindaco che tutto il consiglio comunale messo assieme. Lui cascava un po' dal vero, però è una cosa che bisognerebbe aver chiaro, perché se no non si capiscono molti fatti, secondo me. Poi si può anche decidere di chiuderli, sì, però bisogna dirlo, non si può dire, bisogna difendere il Parlamento a Roma e i sindaci tutto fare a Calatafimi e a Cuneo, perché questo problema c'è, sottolineo un aspetto istituzionale piccolissimo, che è questo, il fatto che nelle elezioni locali ci sia la preferenza unica,
non lo so, io sono abituato a pensare, se ci ha messo la preferenza unica vuol dire che voleva caricare di responsabilità il consigliere, no, provinciale, no, provinciale è diverso, chiedo scusa, sto parlando di consiglieri comunali, no. Cosa vuol dire? Insomma, che se sono in lista sia Andrea che sua moglie, se voti Andrea non puoi votare sua moglie, se voti sua moglie non puoi votare Andrea. Cioè, chi arriva lì e ha preso i suoi 100, 200, 300, 400, 500, 600 voti, li ha dati proprio a lui. Allora è molto difficile che tu, cioè, ti danno 300, 400 voti e tu non puoi dire ma, perché è abbastanza un problema. Insomma. Quindi questo qui lo dico perché non lo leggo mai. Io ho degli amici molto intelligenti e molto colti. Che ne so, un amico che fa lo scrittore che si chiama Sandro Portelli, che è molto bravo, è stato consigliere comunale a Roma. Recentemente mi ha presentato un libro e gli ha detto: scusa, ma cosa hai fatto? Quanto ci sei stato? 2 anni. E cosa hai fatto? Ah, no, dice, non ho mai aperto bocca. Poi quando ho capito che non si contava assolutamente niente, mi sono dimesso. Sì, però gli ho detto: Sandro, però tu non hai preso carta, penna e calamaio e hai scritto un articolo sul Manifesto o sull'Unità o sulla Repubblica, che sono giornali su cui scrive a volte, per dire: ho scoperto che un consigliere comunale a Roma non conta assolutamente niente. Potevi anche farlo, cioè, poi lui si occupa di altre cose, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa andrebbe tenuta presente, perché? Perché parallelamente a questa cosa, intorno alla storia, noi abbiamo una crisi profonda dei partiti. Cos'è la PDL, cos'è il PDL, non lo so di preciso, lo confesso. Cioè, io per esempio ho capito che AM era un partito abbastanza organizzato, nel senso che lì non solo aveva studi sui libri, cioè lo capisci che ha una struttura, che fa delle iniziative, che vanno in giro, che c'ha dei ragazzi per attaccare i manifesti. Su Forza Italia e prima il PDL oggi ho le idee meno chiare, perché anche cose che ho frequentato meno. Certamente i partiti oggi non sono quelli che sono stati, di cui tra i più grossi, DC, PC, PSI, fino a 20 anni fa. Ecco, nel senso che no, tra PC e PSI a Piacenza e Provincia erano state 50 sezioni. Adesso non so se tutte e due ne mettono insieme 6, 5, 7, non lo dico senza nessuna. Voglio dire, non so, 100 feste dell'unità, 100 feste, quelle dell'amicizia credo che le chiamasse la DC, qualche festa della marcia, poi certi partiti erano più forti sul territorio, certi meno. Questo tessuto qua non c'è più. È un bene, è un male, non lo so, lo sottopongo alla vostra attenzione. Perché dico queste cose? Perché mancando anche questo tessuto e mancando anche una dialettica in consiglio comunale, e non a caso stasera noi siamo qua e questa qui è bellissima, io non riesco a capire dove possa avvenire una formazione politica. Questo è, dove possa avvenire un'esperienza politica preliminare, dove possa avvenire che uno prima di fare l'assessore magari, non so, sa cos'è una circoscrizione, sa cos'è, invece oggi non avviene così, quindi questo lo segnalo. Perché l'altra volta mi sono lasciato andare a dire che in fondo con Moro finisce un po' la Prima Repubblica? Beh, intanto perché il fatto è di una gravità e anche di una, insomma, di una tragicità anche dal punto di vista simbolico, insomma. Cioè, voglio dire, questo è un tema molto complesso, so, i morti sono tutti uguali, le vite sono tutti uguali, insomma. Poi ci sono delle cose che sono molto pesanti, insomma, molto pesanti. Stiamo parlando, credo, del leader democristiano più autorevole del dopoguerra, credo, ma non perché è morto. Che se uno la prende su dalla Costituente al primo centro-sinistra, sto tentativo con Berlinguer, al fatto che Moro è stato un uomo democristiano in tutti i sensi, ma che comunque ha sempre tenuto, diciamo, insomma, non ha mai particolarmente sgomitato per fregare il ministro delle poste a quell'altro, almeno per quello che se ne sa o per quello che ne so io, un uomo di studi profondissimi, un giurista di livello assoluto, insomma. E se tenete conto che Moro nella 78, 16 marzo 78, quando viene rapito dalle Brigate Rosse e viene immediatamente sterminata la scorta, è presidente della BC, non è neanche segretario, è presidente dell'Assemblea Nazionale Democristiana, non è al governo, il governo c'è Andreotti, e non è segretario della DC. Cioè, è una cosa abbastanza impressionante. Poi è impressionante una cosa,
che anche questo dobbiamo ricordarci, non è che Moro, cioè hanno liquidato la scorta e hanno liquidato anche Moro, no, hanno tenuto lì 45 giorni, adesso non mi ricordo più, 16 marzo, 16 aprile, 9 maggio, aiutami Domenico, 9 maggio, insomma facciamo i conti, ma insomma mi sembra 45 giorni, dentro cui c'è tutta una gestione di questa cosa. I meno giovani tra voi ricorderanno il partito della fermezza, il partito della trattativa e cose anche molto strane, insomma, molto strane, perché insomma, Moro a un certo punto era indiagrato lì a Roma, dove adesso si ricevono politici per altri motivi, e insomma indiagrato lì viene arrivato Rigoni, ci sono arrivati una volta che c'erano dentro, hanno bussato, sono andati via. Ci sono arrivati una seconda volta perché è uscita una cosa da Padova che bisognava cercare Gradoli e ci sono le testimonianze della moglie che dice ma cerchiamo sull'elenco del telefono dove è di Gradoli, sono andati a Gradoli in provincia di Viterbo e ci arrivano una terza volta perché c'è una perdita d'acqua, ma a quel punto lì sono già andati. Insomma, una cosa a cui si potrebbe dedicare un ciclo intero, per cui io adesso non posso, non voglio neanche entrarci troppo perché poi... Posso solo dire una cosa, credo di poter dire che il Presidente della Repubblica che sostituì Leone nel 78, lo stesso anno in cui divenne Papa Wojtyla, siamo a luglio credo, me lo ricordo perché io ero militare e pensavo che tra Papa e Presidente della Repubblica se ci scappava una qualche licenza, per cui mi ricordo molto queste cose del luglio 78, questo era sul tempo. Io credo che Moro sarebbe stato il Presidente della Repubblica, questo lo sento dire troppo poco. Il Presidente della Repubblica fu Pertini, votato pressoché unanimemente, ma contro ogni logica politica, nel senso che fu un'elezione, diciamo, dentro una serie di scandali che avevano caratterizzato la DC, quello che aveva sfiorato, investito Leone era quello della lobby, ma più che altro qualche figlio un po' maldestro, un po'... Che venisse eletto Pertini, presso Pertini non era sicuramente né il candidato della DC né il candidato di Craxi, ma poiché non si riusciva a trovare un altro Fini che venne eletto Pertini, cosa vuol dire che lì finisce la prima Repubblica? Beh, per esempio vuol dire questo, che in tutte le elezioni sostanzialmente dal 79 in poi la DC e il PC decrescono finché esistono, fino al 92 compreso con quel nome lì, no, veramente il 92 il PC è già PDS, ma insomma è ancora è PDS del 91, quindi è molto ancora PC, insomma, decrescono e fa finta di niente. Il PC ha il suo culmine nel 75 e nel 76, dal 79 passa sostanzialmente dal 34 e mezzo del 76 fino ad arrivare a un certo punto al 17, in un declino irreparabile che si fa finta di non vedere e che è abbastanza singolare, è interrotto dalle europee dell'84 quando si votò a caldo appena dopo la morte, così anche abbastanza commovente insomma, di Berlinguer mentre stava facendo la campagna elettorale, per cui in quelle europee lì il PC torna al 34 e addirittura in quelle europee lì è il primo partito d'Italia, perché contemporaneamente c'è un declino parallelo e più contenuto, meno a sbalzi della Democrazia Cristiana, e su questo non c'è una riflessione, cioè i leader di questi due partiti non riflettono, perché sai, 79, 83, ho detto la volta scorsa che dopo il 68 non si finisce più una legislatura fino diciamo al nuovo modello, cioè ci sono sempre delle elezioni politiche anticipate e lì pare davvero che non ci sia questa capacità di riflettere su quello che sta avvenendo, per cui si è un po' incalzati dagli avvenimenti e come dire, la posizione di chi è al potere diciamo è un po' una sorta di riedizione del centro-sinistra, una sorta, dico, perché le cose poi dipendono anche dai contesti, cioè andare al governo negli anni 60 in Italia significava davvero fare il centro-sinistra, nel senso che piaccia o non piaccia, perché uno può anche essere contro il centro-sinistra, ma era una novità politica, cioè i socialisti erano 20 anni che stavano sempre con i comunisti e invece lì c'è un'apertura, ci sono delle cose molto importanti. Io penso che le riforme che sono avvenute con il centro-sinistra negli anni 60 siano state piuttosto importanti.